Siamo a Benevento, in località Ponte Valentino. Questa è la zona industriale. Alle mie spalle il fiume Calore che nella notte è esondato, allagando completamente le aziende del circondario. La popolazione qui è stata evacuata durante la notte dalla protezione civile sotto ordinanza del sindaco di Benevento. Un mare di fango alle nostre spalle ha invaso gli stabilimenti dell'area industriale del Sannio. Siamo in località Pantano, a due passi dalla stazione ferroviaria di Benevento. Questi sono i danni alle mie spalle causati dall'esondazione del fiume Calore nella notte. Alle nostre spalle queste abitazioni sono state evacuate dalla protezione civile con un'ordinanza del sindaco di Benevento che ha chiesto ai cittadini di queste abitazioni di lasciarle. Come possiamo vedere sono completamente invase dal fango. Una gravia, sì. E l'acqua è entrata in questi giorni più volte? No, allora giovedì mattina c'è stata l'ondata di piena e poi stanotte però il livello era basso. Verso mezzanotte credo che erano 40 centimetri, invece giovedì mattina arrivava, se guardi questa porta qui a destra, a livello della porta, 2,40 metri. 2,40 metri? 2,40 metri, sì, d'acqua. Avete avuto un danno molto grosso? Credo che sia giro intorno ai 150.000-200.000 euro, perché c'erano pure i mezzi. Le case qua vicino sono state evacuate, abbiamo visto? Sì, sono state evacuate, tutte. Sono andati via ieri sera? No, sono andati via, allora delle persone sono riuscite a scappare giovedì notte, mentre altre poi sono rimaste bloccate e sono riuscite ad uscire giovedì nel pomeriggio. Comunque sono state evacuate credo 7-8 famiglie in totale, sì. Non accettano i cani alla Caritas? Da dove? Da San Pasquale, dove dovevamo andare. No? Gli altri sono andati via tutti? Poi non ce ne sono, soltanto noi siamo rimasti in questa casa qua. Ma non avete paura? Paura ci sta, ma che dobbiamo fare? Purtroppo la vita è così. E i cani purtroppo, la mia compagna non vuole lasciare questi cani perché... Purtroppo se devo lasciare i cani è meglio che muoio insieme a loro. Sono troppo attaccato ai cani. Ma non si poteva più andare avanti perché l'acqua era talmente alta qua che non si poteva. E siamo rimasti qua. Proprio dove state voi, a due scaline è arrivata l'acqua. Se saliva più sopra eravamo fregati pure noi. La roba salì a terra, comunque tutti ammucchiati là. Non c'è rimasto niente, stanno solamente le mura, le impiede e basta, però le mura. Abitare non si può abitare dentro perché giustamente devono asciugare. Ci arrangiamo come meglio possiamo, comunque, diciamo così. Ma voi avete costruito molto vicino al fiume? Ma guardate, non è che è morto perché siamo a 1,5 chilometri di distanza del fiume. Non è perché fosse tanto proprio vicino, perché poi ho visto per televisione altri posti. Stanno proprio nel piazzale del fiume. Questa roba qua comunque che stanno portando via è vostra? Tutta roba nostra, delle quattro famiglie, tutte delle quattro famiglie. Matarazzi, poltrone, è andato tutto disperso comunque, tutto, da là alla Z non ci abbiamo più niente comunque. Noi abbiamo il problema del fiume purtroppo. Non siete un po' troppo vicini? Siamo vicini, però il fiume è ormai un ruscello, guarda, è tutto attappato laggiù. La prima cosa dovrebbero prendere provvedimenti sui fiumi. Secondo lei non è pericoloso costruire così vicino al fiume? Hanno dato le licenze e non le dovevano dare all'epoca. Appunto, ve le hanno date? Ce le danno, sì, questa è la cosa. E poi ci abbandono. Il bagno, quella era la camera da letto, questa era la cucina. E oggi resta solo fango, ahimè. Neanche le finestre più ci sono. Quanti metri, a quanti metri è arrivato? Vabbè, basta che alzi gli occhietti, forse se andiamo nella casa. Sono almeno 2 metri. Possiamo vedere a quanti metri è arrivata anche senza parlare. Dappertutto, da qua, da sopra. Per me qua non si capiva niente. C'erano 3,5 metri d'acqua sicuramente. Quanto tempo è durato? Alle 5:30 non c'era acqua, il fiume non portava acqua alle 5:30, quindi ahimè la diga è stata aperta, il fiume non faccio, e il sabato sarebbe sondato su. Secondo lei insomma la diga a Capolattaro è stata aperta? Certo, perché le altre volte che l'acqua non arrivasse vicino casa, Ponticelli, e sia il sabato era già alzato il Calore, il sabato invece stavolta è sondato solo il Calore. Il sabato, venerdì mattina, si vedevano gli alberi con tutta tranquillità. Mi sono trovata l'acqua qua. Prendere la bambina in braccio e far finta di tenere la calma non è stato facile. Saltare per la finestra perché se aprivo il balcone, chissà l'acqua dove mi sprigionava. Ringrazio a Dio che è andata così, perché poi alla fine mi rendo conto che se non riuscivo a saltare per la finestra sicuramente non potevo immaginare l'acqua dove mi potesse arrivare in casa. Essendo salita sulle scale, sicuramente dalla paura e guardare negli occhi tua figlia e sei impotente davanti a ciò, sicuramente io oggi non potevo stare qui a parlare.